Per motivi di copyright abbiamo chiesto alla Palombelli di imprestarci il vinile con la sigla di Forum, altrimenti ci buttano giù i video. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, una donna di grande forza e fede, Giorgia Madre Cristiana. Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, un saluto al globo terracqueo che mi segue da casa. Giorgia è una donna un po' tormentata e perseguitata da questo patriarcato che la opprime come se fosse una persona. Per quello preferisce farsi chiamare signor presidente. Perché parli come Lily Gruber? Giorgia ha un rapporto conflittuale con suo padre che l'ha lasciata da sola con sua madre e sua sorella. Da lì inizia a sviluppare un'insana passione per i treni in orario, dato che il padre aveva ideali di sinistra. Per quello odio quell'uomo zerbino di Fazio, mi ricorda mio padre. Giorgia è una donna brillante ed intelligente. E come tutte le persone un po' incoscienti decide di intraprendere la carriera politica. Ero stanca di aspettare ore per il regionale. Il mio sogno era far arrivare i treni finalmente in orario. E Giorgia ci riesce. Si candida alle elezioni politiche e vince gettando nel panico gli europeisti e soprattutto Marco Travaglio che sperava di poter andare in pensione dopo la morte di San Silvio d'Arcore. Il fatto che il programma elettorale del PD brillasse per la sua assenza è... che Berlusconi fosse sbarcato su TikTok mi è stato d'aiuto. Nella vita di Giorgia c'è un uomo bello ed assai affascinante. Un lancillotto dai modi raffinati di un principe azzurro. Giorgia Madre Cristiana devota della famiglia tradizionale si innamora di questo gran bel manzo. A Marie che te devo da di? Dentro a questo uomo dell'anno c'è anche un cuore che vuole solo essere amato. Per Giorgia la gravidanza arriva in orario come i treni che pia suo cognato. Lei e Giancoso hanno una splendida figlia tanto caruccia. Sai Maria, ad un certo punto l'orologio biologico di noi donne cristiane inizia a ticchettare sempre più forte, come il mio cuore quando ho visto quel cretino. Ma Gianbruno non è un principe azzurro, perché le frecce di Cupido non arrivano mai in orario come le multe dell'antitrust. Il belloccio sfrutta la povera Giorgia per farsi raccomandare a Mediaset come un'oggettina qualunque, ma Giorgia è donna devota. È certa che grazie al suo amore e alle sue craniate sui denti il bel Gianbruno tornerà sui binari come un Frecciarossa diretto a Ciampino. Non infilare il dito nella piaga che sono Giorgia Madre Sensibile. Tutto inizia con una semplice pesca. Quando ho visto quella pesca tra le mani della ragazzina ho pensato, questo è il disastro. Il Sir Ricci trasmette un fuori onda del bel Gianbruno che con modi da camionista rapato si lascia sconci avance con una sua collega. Credevo che Mediaset fosse mia alleata. Un colpo così mancino me lo sarei aspettato da quel sovversivo di Fazio. Giorgia, nonostante il cuore a pezzi, del tutto disillusa e preoccupata di perdere il consenso elettorale, si lora il Gianbruno in un battito di ciglia, lasciando sgomento ai detrattori come i suoi sostenitori. Ma io non avevo idea che esistesse ancora Striscia la Notizia. Mi ha sconvolto più quello che quel troglodita che se toccava il pacco in Mondovisione. Striscia la Notizia non è che sia un programma ad alto spessore culturale. È un programma incentrato sull'oggettificazione della donna e su vecchie battute che non facevano ridere nemmeno negli anni Ottanta. Ero confusa ed infelice. Non sapevo come comportarmi. Così ho chiamato Chiara Ferragni che lei è esperta di comunicazione. Anche Chiara di Mariti Tossici se ne intende. Io ho raccontato la disgrazia che mi era piovuta addosso. Mi dice... A Mioe lo devi lasciare meriti di Mioe. Gli dico che non so cosa fare, che io son poco tecnologica e c'ho Fazio che starà comprando tutte le pesche dell'esse lunga per averle ospiti nel suo salotto televisivo. Non ti preoccupare sorelle, penso me. Quindi l'uscita della roccia e della goccia è stata una sua idea? Potrebbe essere come potrebbe non essere. Giorgia Madre divorziata continua i suoi summit internazionali trattenendo lacrime che non si asciugano mentre si allega dentro. Maria, tutta questa pornografia dei sentimenti è necessaria? Hai visto che sceneggiata che ho fatto al funerale di Costanzo? Allora mi sa che dovevi intervistare la Schlein che da dietro pare un uomo. Io son mica Malgioglio. Piano coi complimenti che le donnine sensibili sono il 90% del mio pubblico. E grazie a ste femminucce sentimentali che mi pago il mutuo. Maria, questo incrocio fra Oriana Fallaci e Barbara D'Urso non è un po' too much? Apriamo la busta. Maria, chiudi la busta. È la tua risposta definitiva? L'accendiamo?